Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi non vi preoccupate, ce li ho ancora i capelli, ma volevo un po' cambiare, quindi ho usato la parrucca che ho usato per fare Judy da Zootropolis. È bellissima, è fantastica. L'ho presa da AliExpress per tipo 6 euro. Poi magari se la ritrovo vi metterò il link qua sotto. E oggi vorrei fare il What's in my bag versione Lolita. Questa è la mia borsa che sto usando, scusate, ultimamente, anche questa è da AliExpress, è la borsa tipo di Luna, con la lunetta qua, quella nera, ha la tracolla, l'avete già vista probabilmente nel haul di AliExpress, e dentro c'è, ovviamente un burro cacao che non può mancare nella mia borsa. Questo è di Himalaya Cocoa Butter Lip Balm, buonissimo, consigliatissimo, l'ho trovato al supermercato. Per tipo 2 euro, poi è zeppa questa borsa. C'è un disinfettante per mani, questo è della Pharmatech. Sì, praticamente è uno di quelli giusto per averlo. Poi ho il mio coso, contenitore di cose di Luna che mi avevano regalato a Luca l'anno scorso. E dentro c'è pam 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 il mio portacaramelline, praticamente che è la spilla di Sailor Moon, bellissimo, ve l'avevo fatto già vedere nell'haul di Luca, però è bellissimo fatto così, questo si sposta ed escono le caramelline. Poi ho lo straccetto per gli occhiali perché non posso stare con gli occhiali sporchi, cerotti vari perché non si sa mai, è uno specchietto, quindi poi ho un altro specchietto perché quello di Luna generalmente lo sposto, però uno specchietto ce l'ho in ogni borsetta. Poi bum bum bum, le mie cuffie perché cioè, io non posso tornare a casa, io abito lontano dal centro, quindi non posso tornare a casa mezz'ora tipo camminando senza musica, tipo morirei probabilmente. Quindi ho sempre le mie cuffiette, infatti è un dramma quando le dimentico nella borsa diversa. Fazzoletti, le mie chiavi, perché altrimenti non entro a casa, con questo simpaticissimo coprichiave di Rilakkuma che mi è stata regalata da una dolcissima maid del Maid Café di Gessemini, non ricordo, comunque di Cagliari. Vi metterò il link alla loro pagina, anche qua su YouTube fanno delle cover dance davvero tenerissime, sono tutte bravissime, le conosco di persona e sono davvero carine. Un elastico perché non si sa mai. Poi ho uno scontrino di, oh mio Dio, The Bakery 28, è praticamente una pasticceria che ha aperto da poco, pasticceria barra sala da tè, in stile nero nero. Fanno delle cose buonissime, oltretutto fanno anche dei dolci vegani perché a quanto so la pasticcera è vegetariana, quindi ogni tanto fa dei dolci vegani per noi altri. E vai! E infine, sì, no? C'è il mio portafoglio, questo è di The Legend of Zelda ed è praticamente simile a quello al bicchiere, agli stessi disegni, così. Ci ho attaccato la spilla che avevo trovato nel gashapon a Lucca. Dentro è fatto in questo modo. Qua ci sono tutte le mie tessere varie. Qua c'è un'altra taschina. Poi vabbè, il coso dei soldi e questo le monetine. E infine, ma non per importanza, c'è una piccolissima ametista. Così carinissima. Questa me l'ha regalata una mia amica che in teoria dovrebbe portare via l'energia negativa da noi. Infatti non bisogna mai farla toccare a nessuno, la vostra ametista, da quel che so. Poi se sapete cose diverse avvisatemi. Finito! Bene, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!